La voce di Ulisse, il podcast di Odissea Quotidiana. Puntata del 16 gennaio 2024. Cotral dal 1 luglio acquista la gestione di 7 linee interregionali. L'azienda del trasporto pubblico regionale prenderà in carico 7 linee interregionali, attualmente gestite dai privati. La misura sarà attuata da decorrere dal 1 luglio prossimo e riguarderà le linee Civitella-Rovereto, Balsonaro-Sora-Roma, Avellino-Roma, Pitigliano-Viterbo, Civitavecchia-Viterbo-Siena, Caserta-Latina, Poggio-Mirteto-Terni, Contigliano-Rieti-Avezzano, per una produzione totale di 1,3 milioni di vetture chilometro all'anno. La scelta avviene nella DRG 939 del 2023 in adempimento al regolamento CE 1370 del 2007 e simili, che prevede l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico o in-house providing o mediante gara pubblica. La spesa annua richiesta per sostenere queste linee, attualmente di 1,87 milioni di euro, potrebbe essere parzialmente abbattuta mediante le economie di scala determinate dal contratto di servizio in essere tra Cotral e Regione Lazio. Nel corso di questo periodo transitorio tra l'attuale gestione privata e la futura Cotral saranno effettuati alcuni studi della domanda di trasporto rispetto all'offerta integrata già erogata dall'azienda regionale dei trasporti. In particolare, Lazio Crea effettuerà un monitoraggio puntuale della domanda, mentre Cotral effettuerà i necessari rilievi tecnico-operativi che consentiranno la definizione di un nuovo programma di esercizio aderente alle esigenze dei pendolari. Non saranno necessarie variazioni del contratto di servizio di Cotral, in quanto la percorrenza di queste linee rientra nel margine di oscillazione del 2% del programma di esercizio, ai sensi dell'articolo 4,4 del contratto stesso.